Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati al secondo episodio della presentazione di questo splendido gioco che è Fate. Allora, stavamo parlando delle quattro azioni e siamo arrivati all'ultima azione, che è quella di creare un vantaggio. Allora, facciamo un esempio di modo tale che così possiamo capire più facilmente di che cosa si tratta. Facciamo finta che il mio personaggio sta fuggendo all'interno di questo castello e sto attraversando un corridoio. Questo corridoio avrà dei suoi aspetti, degli aspetti situazionali, di come avevamo parlato nell'episodio precedente. Magari potremmo dire che questo corridoio è particolarmente buio e che sulla parete di questo corridoio c'è una scaffalatura con dei libri appoggiati sopra. Questi sono degli aspetti situazionali. Il mio personaggio vuole poter, diciamo così, come propria azione, sta fuggendo perché è inseguito dalle guardie di questo castello, ok? E vuole far cadere questa scaffalatura in mezzo al corridoio per bloccare il cammino delle guardie che lo stanno inseguendo. Questa particolare azione è proprio un creare un vantaggio, perché in questo modo io creo un nuovo aspetto situazionale, che è quello appunto di bloccare il corridoio, ok? Allora io dovrò fare un tiro di dado con una difficoltà che sarà sempre il game master a dover decidere in base alla drammaticità della situazione, e se il tiro ha successo riuscirò in questa azione nel prendere la scaffalatura, scagliarla per terra e segnare a livello situazionale nei post-it o nella lavagna che abbiamo visto prima, per esempio, un nuovo aspetto, che è quello di corridoio bloccato, per esempio, giusto per capirci, d'accordo, che è un corridoio bloccato dalla scaffalatura e da libri, su cui io ho un'invocazione gratuita. Abbiamo detto che, come prima abbiamo fatto gli esempi, quello dell'invocazione è quello di dover spendere un punto fato per poter invocare un aspetto, ok? E quindi avere un bonus di più 2 in un'azione. In questo caso io non dovrò spendere nessun punto fato perché ho avuto successo nell'attivare, nel creare un vantaggio, e quindi non devo spendere nessun fato. Io nel turno successivo avrò un bonus di più 2 gratuito in qualunque azione io voglia fare, sfruttando l'aspetto corridoio bloccato. Ok? Allora, l'esempio che voglio portare è questo. Io ho creato questo vantaggio del corridoio bloccato, ho avuto successo nel mio tiro per farlo, quindi ho un'invocazione gratuita. Le guardie mi stanno raggiungendo e stanno scavalcando, diciamo, queste macerie che io ho provocato. Allora io magari decido di attaccare i miei avversari. Allora, il master potrebbe domandarmi: ma tu vuoi danneggiare l'avversario o lo vuoi bloccare, impedire che ti inseguano? Allora, io in qua posso scegliere. Posso scegliere se effettivamente danneggiarlo, allora si tratta di un attacco, oppure posso scegliere di bloccare l'avversario, che, badate bene, è un nuovo aspetto. Avversario bloccato, inseguitore bloccato. E quindi non è più un attacco che io faccio, ma è di nuovo un creare vantaggio. Allora, per esempio, io posso dire: no, io lo voglio bloccare, voglio sì che questa guardia smetta di inseguirmi. Benissimo, allora il tuo è un tiro di creare vantaggio. La difficoltà per fare questo, facciamo finta, è 5. Allora io dovrò tirare i dadi, sommare il bonus dell'abilità, che potrebbe essere in questo caso no combattimento, però magari non lo so, tiro un incantesimo. Voglio tirare un incantesimo affinché, descrivendo l'azione chiaramente, voglio tirare un incantesimo che magari è una piccola palla di fuoco per far esplodere magari le macerie al di sotto della persona mentre le sta attraversando, per fare in modo che ci piombi in mezzo e rimanga bloccato all'interno di queste macerie, di questa scaffalatura. Benissimo, d'accordo, tiro il dado, sommo i bonus
e magari faccio 5 in totale. Ma attenzione, io prima ho creato il vantaggio delle macerie e ho un'invocazione gratuita su questo vantaggio. Quindi posso dire, beh, il fatto che per esempio lui sta attraversando queste macerie ne è rallentato, quindi io ho tutto il tempo di poter lanciare il mio incantesimo ai suoi piedi e far crollare queste scaffalature su se stesso, ricoprendolo dalle assi di legno e dai libri. Quindi ho un bonus di +2, senza spendere nessun punto fato, perché l'invocazione è gratuita in questo caso. Benissimo, da 4 vado a 6, se la difficoltà era 5, ce l'ho fatta, l'avversario è bloccato. Nuovo aspetto. Avversario bloccato, ed è un aspetto che io scriverò invece sulla scheda del personaggio del personaggio non giocante, ad esempio. Ok? Viceversa, se invece l'avessi voluto attaccare per danneggiarlo, io avrei fatto comunque il mio tiro di dado, avrei sommato il bonus dell'abilità di combattimento, potrei averlo voluto attaccare con una spada, ad esempio. La difficoltà sarebbe stata la difesa del mio avversario, che quindi a sua volta avrebbe dovuto tirare un dado e sommare la sua abilità. In base al punteggio che facevo, io avrei potuto comunque ricevere un bonus di +2 gratuitamente senza dover spendere un punto fato, sfruttando il vantaggio che io avevo creato prima, cioè il fatto che ci sono delle macerie per terra e che il corridoio è bloccato. Quindi lui le stava scavalcando e quindi è in una posizione sfavorevole rispetto al mio attacco, riesco a colpirlo al ginocchio in maniera più semplice, vai che ho il bonus di +2. E quindi magari ce la faccio a superare il bonus. In realtà, anche qualora non si riuscisse a superare la difesa dell'avversario, seppur con il bonus di +2, è possibile spendere un ulteriore punto fato per invocare o lo stesso tipo di aspetto, quindi quello del corridoio bloccato, oppure un altro aspetto che possa essere situazionale, oppure del mio personaggio o del personaggio non giocante di fronte, quindi un qualunque altro tipo di aspetto. Quindi ottenere un ulteriore bonus di +2 e raggiungere un totale di +4. Quindi magari si spera anche con un totale di +4 di riuscire a superare la difesa dell'avversario e quindi colpirlo. Adesso che abbiamo parlato delle quattro azioni, possiamo parlare abbastanza tranquillamente dei talenti. I talenti si possono formulare in diverso modo. Qua parlo dei talenti, ragazzi, del sistema base. Il sistema base ci consente, per esempio, di poter avere dei talenti che aggiungono una nuova azione ad un'abilità. Cioè, quindi rendono particolare un'abilità che noi abbiamo. Alcuni esempi sono questi. L'attacco furtivo come talento. Questi sono talenti che, tra parentesi, possiamo trovare già direttamente nel manuale. Cioè, nel manuale del sistema base ci sono già molti talenti che sono elencati, quindi noi possiamo scegliere già tra quelli se vogliamo. Oppure ne possiamo creare di nuovi nostri. Questo, per esempio, è un talento che è attacco furtivo. Potete utilizzare furtività per eseguire degli attacchi fisici, purché il vostro bersaglio non sia consapevole della vostra presenza. Cioè, praticamente, io invece di utilizzare l'abilità combattimento, utilizzo l'abilità furtività, che magari ho, di cui ho un bonus più alto, magari. E quindi, se sono un ladro e ho la furtività è più elevata rispetto a combattimento, questo talento potrebbe essere estremamente utile. Se il mio avversario ignora la mia presenza, io invece di fare un tiro su combattimento e quindi avere un bonus più basso, farò un tiro sulla furtività che avrò un bonus più alto. Questo rende l'abilità furtività decisamente particolare. Andiamo a vedere degli esempi che però sono anche sulla scheda di Zird, ok? Per esempio, studioso guaritore. Posso eseguire delle guarigioni fisiche con conoscenze. Questo è molto utile. Ogni qualvolta una persona è ferita, ok? Questo personaggio sfrutta conoscenze, di cui ha un bonus di +4, ok? Per curare. Quindi rendo l'abilità conoscenze decisamente particolare. Abbiamo mentitore amichevole. Posso usare influenzare, che come vedete è un'abilità che lui ha su buono, quindi con un +3, invece che raggirare, quindi sostituisco influenzare con raggirare, per creare un vantaggio che si basa su una bugia. Creare un vantaggio, abbiamo detto, è una delle quattro azioni di cui abbiamo parlato prima. Ogni volta che io voglio creare un vantaggio raccontando una bugia, ok, posso utilizzare l'abilità di influenzare anziché l'abilità di raggirare. Poi vediamo, ne ho letto qualcosa. Allora, ho letto centinaia se non migliaia di libri
su miriadi di argomenti. Posso spendere un punto fato per usare conoscenze, che ha il bonus di più 4, al posto di qualsiasi altra abilità per un tiro o uno scambio, col presupposto che tu possa giustificare di aver letto quell'azione che stai eseguendo. Questa è un'abilità estremamente potente. E adesso andremo anche a vedere, perché ci sono dei talenti che fanno effettivamente questo. Allora, aspettate. Un'eccezione alle regole. Allora, un talento può permettere ad un'abilità una singola eccezione, in una circostanza molto limitata, per qualsiasi regola che non rientra precisamente nella categoria di un'azione. Ok, l'unico limite a questa funzionalità è il fatto che per l'appunto è costituita dal fatto che un talento non può cambiare nessuna delle regole di base degli aspetti in termini di invocazione, tentazione, dell'economia dei punti fato. Normalmente questo tipo di eccezione alla regola deve essere speso un punto fato per poter eseguire questo talento. Ed è proprio l'eccezione di cui abbiamo fatto l'esempio su Zird. Cioè praticamente lui, spendendo un punto fato, può fare un tiro su una qualunque sua abilità piuttosto che l'abilità specifica che dovrebbe tirare. Ok? E questo però lo deve fare spendendo un punto fato. Un altro tipo di talento che c'è può essere questo: aggiungere un bonus ad un'azione. Esempio, esperto arcanista. Ottenete un bonus di più 2 nel creare vantaggio utilizzando conoscenza quando la situazione ha specificatamente a che fare con l'occulto. Ogni volta quindi che io utilizzerò nel creare un vantaggio, quindi deve essere sempre specificato anche in quale tipo di azione, attacco, difesa, creare un vantaggio o superare un ostacolo, ok? Quindi ottengo un bonus di più 2, primo elemento. In quale tipo di azione? Attacco, difesa, creare vantaggio o superare ostacolo? In quale situazione? Questi sono i tre elementi fondamentali per creare un talento di questo tipo. Quando la situazione ha specificatamente a che fare con l'occulto. Un altro esempio di questi talenti che danno un bonus di più 2 sono: nato a corte, ottenete un bonus di più 2 ad ogni tentativo di superare ostacoli, quindi una delle azioni di cui abbiamo parlato, che deve essere sempre specificata nel talento di questo tipo, con l'abilità di influenzare, mentre frequentate eventi aristocratici come per esempio un ballo reale. I talenti si formulano in questo modo. Invece i talenti su Fate Accelerato sono leggermente diversi, si formulano in due modi principalmente. Il primo tipo di talento vi fornisce, come abbiamo visto poco fa anche nel Fate Sistema Base, un bonus di più 2 quando usate un determinato approccio in una certa situazione, perché voi sapete che nel Fate Accelerato non ci sono le abilità, ci sono gli approcci. Ad esempio, siccome ho un particolare aspetto, ho un'ottima parlantina, cioè il mio personaggio ha l'aspetto di un'ottima parlantina, ottengo un bonus di più 2 quando creo un vantaggio, quindi devo sempre selezionare un tipo di azione, una delle 4 azioni che io posso fare, in quale modo, cioè devo anche descrivere il tipo di approccio, quindi quando creo un vantaggio elusivamente, e in quale situazione, se sto conversando con qualcuno. Diciamo che la regola è questa: siccome io, e descrivo in cosa siete eccezionali, in questo caso ho un'ottima parlantina, quindi il tipo di aspetto che io avevo, ok, in cosa avete una marcia in più, o in cosa vi rende in qualche modo unici, ok, ottengo un bonus di più 2, scegliete tra attaccare, difendere, creare vantaggio e superare ostacolo, quindi le 4 azioni, e poi ci bisogna scegliere tra attentamente, ingegnosamente, in modo appariscente, energicamente, rapidamente, elusivamente, che sono gli approcci, se, e descriviamo una circostanza. Questa è la regola per creare un talento in Fate Accelerato. Uno, un tipo di talento. E poi esiste un'altra tipologia di talento che posso creare, e che sono invece talenti eccezionali. I talenti eccezionali, per esempio, siccome sono più veloce di un leopardo, una volta per sessione di gioco, e in questo caso non devo neanche spendere un punto fato, ma solo una volta per sessione di gioco lo posso utilizzare, posso arrivare dove voglio, a patto che possa arrivarci di corsa, non importa da dove sono partito.
eccezionale, è estremamente potente questo come talento, d'accordo, però lo posso usare solo una volta per sessione di gioco. Quindi la regola è, siccome, e descrivete in che modo siamo eccezionali, avete una marcia in più, esattamente come il talento sopra che abbiamo fatto poco fa, una volta per sessione di gioco posso, descrivete qualcosa di fantastico che potete fare, quindi deve essere un qualcosa di effettivamente potente. Vediamo un altro esempio. Siccome sono rapido ad estrarre l'arma, in questo caso, voi pensate sempre male, lo so. Una volta per sessione di gioco posso scegliere di attaccare per primo in un corpo a corpo. In questo caso praticamente l'iniziativa non viene valutata. Una volta per sessione di gioco io sarò il primo ad attaccare. L'importante è che devo combattere però in corpo a corpo. Questi sono i talenti invece per quanto riguarda Fate Accelerato, il modo di poterli costruire da voi. Normalmente i talenti a inizio della partita, a inizio del gioco, sono 3. In questo caso però possiamo vedere che Zird l'Arcano ha 4 talenti. Lui che cosa ha fatto? Lui praticamente ha deciso di spendere e di sacrificare, diciamo così, un suo punto fato per poter aggiungere un talento in più. I punti fato, inizialmente, all'inizio del gioco, ogni personaggio ne ha 3. Ed è il valore che viene messo su recupero. Cioè praticamente è il valore di punti fatto che il personaggio recupera all'inizio di ogni sessione di gioco. Un esempio che se io ho un punto fatto a fine di una sessione, all'inizio della sessione successiva ne avrò di nuovo 3, che è il valore del mio recupero. Ok? Non è che ne guadagno 3 in più e quindi vado a 4, ma ne avrò 3 in totale. All'inizio di ogni partita io ne avrò 3. A meno che io non sia in surplus e magari ho 4 o 5 punti fatto, in questo caso praticamente quando ricomincerà il gioco, una nuova sessione di gioco, non è che vado a 3 e ne perdo, ma rimango con il valore che ho. L'importante è però che sia superiore quindi al recupero, allora rimango con quei punti fatto lì. Adesso vi volevo parlare un attimino dell'economia, anche dei punti fatto, che cosa servono, come si utilizzano e come si recuperano, quindi come si spendono e come si recuperano. Abbiamo detto che posso sacrificare un punto di recupero, quindi vado a 2 di recupero mettendo un talento in più, però questo vuol dire che quindi inizierò ogni mia sessione di gioco con 2 punti fatto e non più con 3. E praticamente andiamo a vedere come funziona l'economia dei punti fatto. Allora, abbiamo già parlato del recupero. E come spendiamo i punti fatto? Allora, abbiamo detto che appunto i punti fatto possono essere recuperati all'inizio di ogni sessione di gioco. Li posso spendere per invocare un aspetto, ed è l'esempio che io vi ho fatto prima, cioè praticamente posso sfruttare un bonus di più 2 invocando un aspetto che possa essere del mio personaggio, un aspetto situazionale. La spesa di punti fatto può essere per attivare un talento. Alcuni talenti, come abbiamo visto, possono richiedere la spesa di un punto fatto. Posso rifiutare una tentazione, e dopo andremo a vedere di che cosa si tratta, che cos'è una tentazione. Ha tutto il suo tempo. Oppure dichiarare un dettaglio della storia, cioè posso aggiungere qualcosa all'interno della narrazione in base a uno dei vostri aspetti, spendendo un punto fatto. Questa cosa praticamente mi permette di intervenire all'interno della masterizzazione del Game Master, e quindi è vero che i giocatori di questo gioco hanno un'importanza veramente consistente nell'andamento della partita, nell'andamento del gioco. Allora, che cos'è la tentazione? La tentazione, ragazzi, non è altro che un altro modo per poter utilizzare gli aspetti e per poter fare un certo tipo di economia dei punti fatto. La tentazione può essere fatta sia dal Game Master nei confronti di un giocatore, ma può essere fatta anche da un giocatore nei confronti di un personaggio non giocante o anche nei confronti di un altro giocatore. Per esempio, facciamo un esempio. Voi avete presente l'esempio che avevamo preso nell'episodio precedente, che era quello del fatto che, eccolo qua, Zird l'Arcano stesse scappando all'interno di un corridoio di un castello, inseguito da delle guardie, ok? Mentre stava attraversando, quindi diciamo, lui ha creato questa azione, ha bloccato il corridoio ed è riuscito a bloccare uno dei suoi inseguitori facendo le sue azioni. A quel punto il Game Master potrebbe fare una tentazione, al che il Game Master prende da una pila, chiamiamola una sorta di banca, ok? Una banca di punti fatto infinita,
Contando che, attenzione però, il Game Master anche lui ha un numero limitato di punti fato. Un numero limitato che praticamente è uguale al numero dei personaggi presenti in quella particolare scena. Quindi diciamo che se magari ho 3 giocatori più altri 2 personaggi non giocante, in totale avrò 5 punti fato. Ma nella tentazione, e solo nella tentazione, il Game Master è come se avesse punti fato infiniti, quindi lo prende da una banca, questo punto fato, questo segnalino, e lo mette davanti al giocatore, in questo caso che controlla Zird, e gli dice: ti tento, poiché tu hai dei rivali nel collegio Arcana, e quindi sfrutto un aspetto della scheda di questo personaggio, poiché tu hai dei rivali nel collegio Arcana e in questa situazione tu stai fuggendo da queste guardie, potrebbe non essere assurdo, potrebbe verificarsi che la porta verso cui tu stai correndo, che è in fondo al corridoio, si apre e tu ti trovi di fronte il tuo principale rivale all'interno dei collegi Arcana. Questa è una problematica che io all'interno dell'avventura ho voluto inserire nei confronti del personaggio di Zird, perché non solo in questo momento è inseguito da delle guardie, ma in più, esattamente di fronte a lui, ho voluto mettere un suo rivale del collegio Arcana, ok? Quindi lo metto ulteriormente nei casini. Però è vero che sì, sono casini in più, però che figata, sto creando storia, ragazzi. Il tentare, ok, non è sempre un qualche cosa di negativo, si crea storia e soprattutto io ti sto dando un punto fato. Adesso io come giocatore ho 2 scelte. Io posso accettare questa tentazione per cui mi prendo un punto fato e lo metto nella mia pila, quindi guadagno un punto fato, e la situazione si verifica, questa tentazione si verifica, effettivamente la porta si è aperta e mi ritrovo davanti il mio principale nemico del collegio Arcana, e quindi l'avventura si svolgerà, dovrò agire di conseguenza, dovrò cercare di scappare anche da lui, dovrò combatterci contro, dipenderà da quello che vorrà fare il giocatore. Oppure, se io ritengo che sia una situazione troppo critica, sia troppo difficile, in questa situazione mi trovo veramente in difficoltà, il personaggio che controlla, o meglio, scusatemi, il giocatore che controlla Zird potrebbe decidere di non accettare la tentazione, e allora lui dovrà spendere un punto fato per poterla rifiutare, al che io prenderò sia il punto fato che il segnalino del punto fato che io gli avevo offerto per la tentazione, sia un segnalino in più di punto fato che invece è la spesa del giocatore per aver rifiutato questa tentazione, li prenderò e li metterò dentro la banca. Quindi in un certo senso ho alleggerito di un punto fato al giocatore, che però è potuto intervenire in maniera anche attiva all'interno dell'avventura, perché questa cosa non si è verificata, cioè la porta non si è aperta e non si è presentato il mio principale rivale del collegio Arcano, per cui la porta è ancora chiusa, non è successo nulla, potrà scappare, ok? Viceversa, anche il giocatore potrà fare una tentazione a un personaggio non giocante, quindi in questo caso il giocatore prenderà dalla sua riserva di punti fato, me lo metterà di fronte a me come master che sto utilizzando i personaggi non giocanti, e farà una sua tentazione. Una tentazione che si basa su un aspetto del personaggio non giocante, oppure di un aspetto anche situazionale. Come per esempio, non lo so, c'è una stanza che sta andando a fuoco. La stanza sta andando a fuoco, le fiamme sono particolarmente alte e quindi non è assurdo che noi riusciamo a scappare e i nemici non ci perdono in mezzo alle fiamme e al fumo. Questa è una tentazione che io posso accettare o meno. Nello stesso identico modo, non lo prendo dalla banca però il segnalino. Se voglio rifiutare la tentazione, devo spendere un punto fato della mia riserva personale e darlo al giocatore, e quindi il giocatore guadagna un punto fatto in più, oppure devo accettarlo e quindi guadagno un punto fatto, e loro effettivamente sono riusciti a fuggire, maledetta sfortuna. Quindi le tentazioni sono estremamente importanti in questo gioco e possono modificare l'avventura in maniera estremamente importante e incisiva se li sapete usare bene. Ci sono delle formulazioni ben specifiche per poter fare queste tentazioni.
Le tentazioni possono essere fatti, quindi riguardano degli eventi. Eccolo qua, ad esempio, Ziard ha rivali nel collegio Arcana e sta tentando di ottenere udienza con il loro consiglio interno. Quindi ha senso che, sfortunatamente, i suoi rivali forzino il collegio a chiedere che egli fornisca un resoconto dettagliato della sua ricerca altamente ambita per ristabilire la sua relazione con l'organizzazione. Maledetta sfortuna. La formula qual è? Siccome ho l'aspetto e devo scegliere un aspetto che possa essere il problema ovviamente è il più facile da tentare, però posso tentare un qualunque altro aspetto, ok? Quindi siccome ho l'aspetto e descrivo l'aspetto e sono in una situazione di un certo tipo, è sensato che sfortunatamente ti accada un qualcosa di brutto, ok? Un qualcosa di sfortunato, maledetta sfortuna. Questa è un tipo di tentazione che si basa su degli eventi esterni al personaggio. Però c'è anche un altro modo di tentare, e che sono delle tentazioni sulle decisioni, decisionali. Funzionano in questo modo. Hai l'aspetto e descrivo il tipo di aspetto, nella situazione e descrivo in quale situazione siamo. Quindi è sensato che tu decida di fare una determinata cosa. Questa cosa prende una brutta piega quando succede questo, questo e quest'altro. Vediamo degli esempi. Oh, Ziard ha l'aspetto, non il mio viso, che avevamo visto nel primo episodio. Quando viene sfidato in una rissa da taverna, quindi in una certa situazione, quindi è sensato che decida di ritirarsi da quella sfida. Questo prende una brutta piega quando il resto degli avventori decide che è un codardo e lo sbatte indecorosamente in strada. Benissimo, questa è una tentazione che ci può stare. C'è un altro personaggio in questo manuale, che è questo Landon, che ha un aspetto che ha le maniere di una capra. E mentre tenta di impressionare un dignitario al ballo reale, quindi è sensato che lui decida di scambiare battute e commenti rozzi e volgari, e questo prende una brutta piega quando scopre che si tratta della principessa del paese e le sue offese equivalgono a reato. Cioè, è eccezionale. Questo è un certo tipo di tentazione che va ad incidere sul libero arbitrio, diciamo così, sul qualcosa di decisionale che il personaggio può fare, ok? Queste sono le tentazioni, e le tentazioni, come abbiamo detto, servono per poter guadagnare o far perdere punti fato. Poi, come invece possiamo ottenere i punti fato? Abbiamo detto che possiamo accettare una tentazione, e quindi guadagniamo questo punto fato. Guadagniamo un punto fato anche quando abbiamo un nostro particolare aspetto invocato contro di noi. Il fatto, per esempio, non lo so, di... non il mio viso, no? Di Ziard, abbiamo detto, no? La scheda del personaggio di Ziard che ha non il mio viso. Perché no? Un personaggio non giocante potrebbe voler attaccarmi. La mia difesa, per esempio, supera il suo attacco, e lui potrebbe voler invocare il non il mio viso per fare in modo che io mi distragga, perché magari mi copro il volto, ok, d'accordo, mi copro il volto per non essere attaccato, e quindi lui guadagna un più 2. Lui guadagna un più 2, ma io guadagno un punto fato, perché lui ha invocato un mio aspetto. Questa potrebbe anche essere un'altra soluzione per guadagnare punti fato. E poi concedere in un conflitto. Anche questa è una cosa molto importante di questo gioco. Io ricevo un punto fato se ammetto la sconfitta in un conflitto. Io in questo gioco, come giocatore, posso decidere di riuscire automaticamente, senza fare nessun tipo di tiro, senza opposizione alcuna, ok? Di riuscire assolutamente in una mia azione, perché questa azione in questo momento per me è essenziale e voglio riuscirci a tutti i costi. Il master non può dire nulla, questa azione riesce, però è anche vero che succede un qualche cosa di estremamente brutto. Esempio, un mio compagno di avventura, di gioco, sta precipitando da un baratro, ok? Allora, la mia azione, provo a tirare i dadi, vedo che per esempio non ce la faccio, non ci riesco, non ho più punti fato, allora dico no, piano, ferma, io in questa azione voglio riuscire a tutti i costi. Benissimo,
D'accordo, ce la fai allora. Corri, fai una scivolata, scivoli per terra, afferri in tempo per la manica, per il braccio, il tuo compagno, evitando di farlo cadere. Però nella scivolata tu fai precipitare giù da questo precipizio una certa quantità di sassi che precipitano nel vuoto e vanno a svegliare, ahimè, il drago che stava dormendo nell'oscurità in fondo a questo baratro. Il drago si risveglia e si alza in volo. Successa una cosa piuttosto brutta, però io nella mia azione ci sono riuscito. Io però posso anche decidere di concedere in un conflitto, cioè se io vedo che in un conflitto sta accadendo che le sto prendendo di santa ragione, oppure piuttosto mi vedo in una particolare difficoltà, ho finito completamente i miei punti fato e non ne esco fuori, io posso decidere in un certo senso di ammettere la sconfitta. Questo vuol dire che io non riesco nel mio fine ultimo, che questo scontro doveva portare, che era magari salvare qualcuno piuttosto che rubare un qualcos'altro, piuttosto che quello che era, mentre i miei avversari hanno successo in questa azione. Dovevano proteggere qualcosa e l'hanno protetto, piuttosto che dovevano rubare a noi qualcosa e riescono a rubarlo, eccetera. Però nel far questo, oltre a fallire, quindi arrendermi in un certo senso in questo conflitto, però guadagno un punto fato. Per ultima cosa, ragazzi, vi volevo anche dire che questo gioco ovviamente prevede un progresso dei vostri personaggi. Ci sono dei traguardi più o meno importanti, anche da una sessione a un'altra di gioco. Si possono cambiare alcune modifiche, alcune cose si possono fare del proprio personaggio. Si possono sostituire per esempio alcuni punteggi, cambiare un'abilità, metterla... sostituirla per esempio dal fatto che possa essere ottima ed eccellente, piuttosto che anche in Fate Accelerato cambiare alcuni valori degli approcci e via dicendo. Però è anche possibile per esempio in alcuni traguardi poter cambiare un proprio aspetto. L'importante è che non sia il concetto di base non deve essere mai toccato, però un altro aspetto può essere sostituito, cambiato. I traguardi più importanti invece prevedono il fatto che ci sia un cambiamento significativo sia negli approcci nel Fate Accelerato, oppure un avanzamento proprio delle abilità, quindi da un bonus più 4 possiamo arrivare a essere un più 5, un più 6, quindi un avanzamento anche a livello in termini di bonus di una determinata abilità, o anche il fatto di poter guadagnare un recupero più alto, quindi invece di 3 punti recupero, 4 punti recupero per quanto riguarda i punti fato, e a quel punto sta a me decidere se mantenerli come punti fato oppure magari investire questi punti fato in più, questo punto recupero in più, un nuovo talento. Ecco, quindi ragazzi, io ho pressoché descritto a grandi linee, ovviamente, perché nel manuale è scritto tutto molto bene, questo gioco di ruolo, che ovviamente, come potremmo vedere, sarà un gioco di ruolo che è prevalentemente descrittivo e meno macchinoso di quello che può sembrare, perché basta solo entrare un attimo nello spirito del gioco, nello sfruttare gli aspetti, nel dedicarsi di più, nel pensare a quello che il proprio personaggio vuole fare come fine ultimo, ok? Qual è il suo scopo in quella determinata azione che sta compiendo? Una volta fatto questo, vedrete che si entra nelle regole in maniera molto più semplice ed è effettivamente un sistema molto diverso rispetto a molti altri giochi tradizionali o più conosciuti. Per me questo gioco è stato veramente una chicca. Io personalmente sto apprezzando tanto il Fate Accelerato, perché è un gioco che mi consente di poter creare l'ambientazione, di creare la partita, di creare i personaggi e iniziare a giocare anche tutto nella stessa sera. Per cui un qualcosa anche di piuttosto rapido, di piuttosto veloce da poter fare. Ragazzi, detto questo, io spero di essere stato abbastanza chiaro, abbastanza preciso. Se avete delle domande, mi raccomando, scrivetemi qua nei commenti, e anche se per caso ci fossero state delle imprecisazioni, delle correzioni da dover fare, perché magari non sono stato corretto nel descrivere qualcosa all'interno di questi video, vi prego di farmelo sapere, che vedremo immediatamente di porvi rimedio. Detto questo, ragazzi, io fine ultimo di questi video che ho creato è quello ovviamente di poter farvi vedere delle live dove giocheremo a questi giochi. Stiamo già lavorandoci per riflettere sul tipo di ambientazione da fare. I giocatori sono già stati decisi
è solo un discorso di tempo, ragazzi, quindi a breve le live cominceranno. Spero vogliate partecipare numerosi, perché vedrete quanto bello e interessante è questo gioco. Per cui, ragazzi, noi ci vediamo prestissimo. State in campana, alla prossima. Ciao ciao!